amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi condivido con voi questo breve tutorial. Non avendo molto tempo, ho scattato le fotografie mentre lo stavo realizzando. Infatti, vedete che sono due versioni diverse perché avevo pensato prima di farlo con questo colore, poi invece ho deciso di realizzarlo con loro al contrasto. Quindi vedrete questa versione e questo ovviamente dovrò rifarlo. Allora, lo schema è semplice e di facile esecuzione, bisogna solo stare un pochino attenti alla tensione e la parte, diciamo, un poco più complicata potrebbe essere questa centrale, ma in realtà basta tenere presente che bisogna utilizzare le 8-0 per andare ad agganciare la nostra perlina centrale UIB2. Quindi questa è la cosa, diciamo, tra virgolette, più complicata. Vi mostra anche il retro, il perno non l'ho ancora fissato. Sul retro, vedete, è fatto in questo modo. Sul davanti, invece, ovviamente c'è a coprire la parte centrale tra le chevron duo, la nostra UIB duo. Avrei voluto realizzarla in altri colori, ma ovviamente avevo solo questi elementi. Quindi passo subito all'elenco dei materiali. Vi ho detto, è abbastanza semplice. Quindi non è lunghissimo, non è difficilissimo, l'unica cosa bisogna insomma tenere un po' d'occhio la tensione. Ovviamente il perno è caduto perché non l'avevo fissato, era solo insomma per mostrarvelo finito. Quindi sarà in scatti fotografici. Vi faccio subito l'elenco dei materiali. Allora, vabbè, ovviamente ci vorranno come perline particolari ginco e chevron duo. Altre perline particolari sono queste centrali UIB duo, che non ho più la bustina, ma sono queste perline così. Dopodiché serviranno delle 11.0, 8.0 e 15.0. Io vedete che utilizzo 8.0 e 11.0 del colore champagne, è questo. E poi invece l'altra colorazione di 11.0 è una Red Opaque Luster, sempre Miyuki. E poi ovviamente uso le color oro 15.0 della Miyuki. E poi utilizzerò anche delle perle da 4 mm. Queste, vedete, sono faccettate, acquistate in un negozio della mia zona. Quindi questo è tutto l'elenco dei materiali. Dimenticavo, serviranno anche dei mezzi cristalli da 3 mm che nel video vedrete scritti puntati FP Fire Polish. Penso che il tutorial sia abbastanza chiaro. Se avete qualche dubbio, ovviamente domandate pure, chiedetemi pure, se posso, insomma, vi rispondo sempre. Ovviamente, se vi va, ragazze, lasciatemi un like, un commentino e insomma per supportare il mio canale. Vi ringrazio sempre per l'affetto e come sempre buona creatività a tutte. Ciao! Ah, dimenticavo il nome Vietri perché ovviamente mi ricorda le piastrelle vietresi, le bellissime maioliche. Ciao! Siete pronte? Iniziamo!
nostri orecchini sono finiti. Auguro a tutte buona creatività. Ciao!